Enerix e Damian è contro calcio. Senti che te dico meglio Ciro che Ronaldo. Se vuoi chiama noi per le news calcio mercato. Tattica by Ene sembra Sacchi più Cassano. Enerix e Damian è contro calcio. Senti che te dico meglio Ciro che Ronaldo. Se vuoi chiama noi per le news calcio mercato. Tattica by Ene sembra Sacchi più Cassano. Se voi siete contenti come ha affrontato Mori le situazioni di uno contro uno, contenti voi, contenti tutti. Ma che vedevo di? Ma tu hai capito chi stava difendendo? No, forse non mi sto a spiegare il concetto. Davanti ci poteva sta pure Bobby Abbale, che saluto. Devi coprire il sinistro del Bobby Abbale, oh. Almeno coprire il piede. E Luca mi continua a dire: ma se affonda lo salta, se affonda lo salta. E tanto se non affonda, amico. Ho capito, ma se può pure più sbagliare il tiro rispetto a mandarlo in porta, scusa. Beh, non so quanto possa sbagliare il tiro. Te dica la verità, uno come Mbappé, uno come Dembélé. Ma soprattutto, no? Dembélé, che è un giocatore che calcia benissimo con entrambi i piedi. Il destro lascia molto a desiderare. Però andiamo avanti. Dai, tu hai giocato solo a FIFA, frate. Tu non hai visto calcio. Tu hai giocato solo a FIFA. Tu parli e pensi di sapere calcio perché hai giocato a FIFA. Tu pensi di sapere di calcio perché hai giocato a FIFA. Tu non sai un cazzo. Tu non sai nulla. Tu non sei ignorante calcisticamente. Ignorante. Capra. Caprone. Calcio, devi parlare studia, di quello che studia, devi di quello studia, che... Adesso studia. Adesso sto un'ora a far studia. Vedere tutti i gol di destro di Ousmane Dembélé. Tutti te li faccio vedere dal primo all'ultimo. Compilation di gol di destro di Ousmane Dembélé. Ma stai sbavando, uno schifo. No. Perdono. Uno schifo. Ma sempre lo mette nella palestra, no? No, quella è una. No, si vergogni, me le leo. Mi fa impazzire, mi fa. Qui è colpa di Tomori. Questo sterza, tira benissimo, è colpa di Tomori. Però io comunque adesso tutti i milanisti, io sono d'accordo con voi, ma prima di questa partita, quando c'erano i sorteggi, ho sentito dire ma il PSG è in calo quest'anno vinciamo noi perché siamo più forti. Ma chi cazzo l'ha mai detto, Manu, se stavamo a cagare tutto dopo i sorteggi? No, tanti l'hanno detto, quest'anno il PSG è poca roba, l'ho sentito, non mi fate dire nome e cognome da chi. Giulia Leonardi, dillo, no, abbi il coraggio di dirlo, chi l'ha detto? Non so che l'ho detto io, può essere che l'abbia detto io, non lo so. L'ha detto Luca Cohen. No, io per onestà però ti dico che io continuo a pensare che il Paris Saint-Germain non sia tutta questa grande squadra. Lo dimostra il fatto che ne ha prese 4 dal Newcastle. Il Milan ieri non ha giocato, non è sceso in campo. Comunque mi fa molto ridere il commento di Gianni 45 che ha scritto: Faina, la smetta di andare contro il Milan solo perché Romagnoli era stato panchinato da Calulu e Coietto Mori. Questo mi ha fatto molto ridere. No, ragazzi, ma voi che allora... la verità, ma non è la verità, non è la verità, non è la verità. Chiaramente non è la verità, lo sai pure tu che non è la verità. No, ma è chiaramente non è la verità, questo lo sa pure Luca Cohen. Romagnoli vince lo scudetto col Milan da capitano, ha fatto 18 presenze, amico mio. 18 presenze. No, ma è stato infortunato, sei disinformato, perdonami. Ma ha perso il posto. Questa è il solito tuo ritornello che mi dici da 2 anni per giustificare la cazzata che ha fatto il Milan a mandare via Romagnoli. Però vabbè, poi ci arriviamo. Io farò le motte di questo e lo dico. Voi dovete sempre ricordarvi che il Faina ha pianto per Alessandro Nesta. Quando vedete una dinamica di odio da parte di Damiano Faina nei confronti del Milan, ricordatevi di Alessandro Nesta. Vi metterò. C'entra niente. No, ma lo sappiamo tutti che quello è il motivo. Vi metterò le motte di Alessandro Nesta così che voi vi ricordiate ogni volta del perché. Questa è una falsità, però. Io non odio nessuno. A me, io ti ho sempre detto che Pioli non è un allenatore da AC Milan, perché l'AC Milan è una squadra sontuosa. Tu sei qui solo davanti alla porta, segni 1-1. E io non ci credo che Pulisic non sappia o calciare o fare un passaggio decente. No, non ci credo, ragazzi. Vergognoso qua. Mi dispiace, ma non ci credo. Cioè, Pulisic lo conosciamo, è un giocatore che sicuramente ha dei grossi problemi fisici, ma tecnicamente... Ma siamo sicuri che era in gioco? Sì, era in gioco. È uno dei più forti in Serie A. Come fa a sbagliare un passaggio del genere? O un non so sicuro che fosse in gioco. Pure che non era in gioco ha fatto una cazzata, ha fatto una cazzata disumana, cioè non ha proprio senso quello che ha fatto. Magari pensava di stare fuori gioco e quindi perché comunque non è in fiducia, fa tutto male, quindi
qua poi qua questa è la parentesi più brutta della storia del Milan, cioè onestamente è così. Il tiro, la parata di Maignan, ma c'è Colomboani. Guarda, scusate, posso sapere chi era lì sulla linea? Tomori, ancora lui. Ancora lui. No, ma questo è un accanimento. Ancora lui. Mo è colpa di Ficaio. Che gli ha fatto Tomori? Che ti ha fatto Tomori? No, però ragazzi, mo adesso Manu, aspetta, no, io a volte scherzo anche, ma torna un attimo indietro. Allora, no, in questa situazione mi dici perché lui si stacca da Dembélé? Guardate dov'è Dembélé. Guardate dov'è. Non è Dembélé, no, guardate, guardate, ok. Ok, Colomani, chiedo scusa. Guardate dov'è? Lui non segue Colomani, ce n'ha due, c'ha pure Marquinhos. Quindi aspetta, paradossalmente tu dovresti andare manco su Colomani, dovresti andare sull'inserimento di Marquinhos. Lui che cosa fa? Si va a mettere sulla linea, guardate. Perché prova a prendere il tiro. Dai, Eneli, su, sì. Questa è un altro a mezza cazzata. Ma che dice, fratello, ma che cazzata è questa? Uno solo in mezzo a due, gli altri sono in sette su uno. No, ma ti sto spiegando come dovrebbe fare un difensore. Perché tra le altre cose, Pioli che dice di marcare a uomo e quindi di prendere riferimento, okay, e non di andare a zona, ti faccio una domanda, Damiano. Se il tiro fosse stato in porta e Tomori l'avesse salvata sulla linea, l'avresti glorificato? Ma che c'entra? Pure mio nonno, se c'aveva tre palle, era un flipper. Ma che vuol dire? È chiaro che uno dei difensori... Ma non è chiaro nulla, non è chiaro nulla. Il tentativo di ribattere una palla che può... È un altro piccolo errore di Tomori. Poi mettela come te pare. Comunque, vabbè, poi qua c'è il gol. Mette l'audio? La screener che ti esulti. Che audio devi mettere qua? Cioè, sulla parata, Tomori, ragazzi, una roba, boh, vabbè. Vabbè, la frenata. Vabbè. Vedi che fa sempre questo movimento. Ma è una cazzata! Ma è sbagliato! Ma Luca, dai, per favore, mo io capisco. Ma il difensore non deve dare una mano al portiere su linea. Ma una volta che ha tirato, una volta che la palla sta per andare in porta, se si fa trovare in porta e l'aiuto, è solo un... Certo, ma non può andare ogni volta sul portiere, Luca, ma lo capisci? No, però perso, sta per tirare, mi metto in porta, quello. Esatto, cioè mi sembra di una semplicità devastante. Beh, Damiano oggi ce l'ha tanto con... No, lo so, perché non so che gli ha fatto Tomori. Forse non gli ha risposto in direct. Ma no, ma ci mancherebbe. Figurati. Qui anche no, cioè allora ci sono, che deve fare, dai, sono, su, cioè, Leao completamente solo, ma quale completamente solo, che Marquinhos è in arretramento, che dici, è in arretramento Marquinhos, guarda, certo che è in arretramento, guarda che è su Giroud, Marquinhos come esce su Giroud, guarda, segue Giroud Marquinhos, ma non segue Giroud, c'è Skriniar, guardalo. Skriniar è dietro, è alle spalle di Skriniar il movimento di Giroud. Marquinhos è costretto a stare in Giroud. Teo Hernandez si sarebbe liberato perché Colomuani sarebbe stato costretto ad uscire su Leao, quindi uno dei due tra Teo Hernandez e Leao sarebbe stato libero, invece di calciare metti una palla sul secondo palo. Cioè, per me non ha fatto male qua Pulisic. Primo duello vinto al 66esimo da Reinders. Leao, la palla è per lui. Qui anche, come fai a non darla di mancino a Giroud sul primo controllo? Perché ti prepari a tirare a giro quando potevi darla tranquillamente lì? Leao, e poi fa sto tiro di merda. Al rimorchio c'è Vitinha, Mbappé, Maignan sul palo. Qui parata fuori di testa. Qua miracolo proprio. Poi l'assist. Cioè, capisci questi che fanno? Cioè, questa qui è un gol. No, non ti sta ascoltando, sto cercando di capire Tomori dov'è. Ma pure qua vedrai che colpa di Tomori. Questo qui è un, guarda, qua doveva uscire Tomori su Zaire Emery, qua doveva uscire forte Tomori. Questo è un gol che tu fai concettualmente. È quello che dovevi fare con Leao quando calcia a giro invece di passare a Giroud, che dovevi fare con Pulisic che invece di calciare doveva darla in porta, con Leao che invece di tirare in porta doveva darla a Giroud. Ragazzi, il calcio è uno sport semplice,
Vabbè, qua alla fine io dico semplicemente una roba: se quel movimento di Magnan l'avesse fatto qualsiasi altro portiere, avreste parlato di parata laser. È colpa di Magnan. Quindi qui è colpa di Magnan. No, però tu per lo stesso gol che ha preso... Ascoltami. Chiaramente è una provocazione la mia. La mia è una provocazione verso Luca Coin, perché Enrix, tu c'hai la memoria di non so, di una gallina. E non ti ricordi le cose, Luca Coin per lo stesso identico gol ha criticato Donnarumma, uguale, stesso identico. Uno in controtempo e uno no. Comunque, identico. Lì avrebbe dovuto fare qualcosa di meglio Tomori, Comunque non so se ci vogliamo sentire Pioli o Calabria, visto che è un punto è un po', no, visto che credo che sia un punto focale, forse si può dire che c'è una mezza rottura di spogliatoio, Luca? Totale. Sentiamo, come sembra esagerato. Sentiamo le parole di Calabria. Chi ha ragione in quello che dice Calabria? C'è del rammarico per le prime due partite. Io oggi credo che loro sono stati più forti. Hanno sfruttato le occasioni che hanno avuto. Sono una squadra molto, molto organizzata bene, con giocatori davvero, davvero pronti, preparati, forti. Noi le nostre occasioni purtroppo le stiamo finalizzando, e quindi per queste partite succede così. Loro hanno davanti un fenomeno che al primo tiro fa gol e noi ci sta un po' mancando questa cosa. C'è del rammarico per la prima due, perché comunque credo che poteva fare più punti. Il fenomeno a cui ti riferisci è Mbappé. È giusto dire che la differenza all'inizio l'ha fatta lui, ma in un certo senso poi l'avete fatta voi, cioè non mettendoci del vostro. Sì, penso di sì, in verità. Francamente potevamo, credo, fare meglio anche in fase di possesso palla. Guarda al Ciato che fatica che fa a seguirlo col microfono, guarda. Un po' forse anche attacco anche dal Ciato! Però... Ma ce n'è uno che riesce a non attaccare oggi? O ce l'hai con il mondo? Che cosa è successo? Oh, guardate che fatica. Anche il giornalista fa il... Ma anche il giornalista! Guardate che fatica che fa. Che ha fatto al Ciato? Allenatore, giornalista. Ha rubato una notizia al Ciato. Cos'è che ti comunque, ha anticipato su qualcuno? Comunque non si fanno più di niente, ragazzi. Non si fanno più fa battute quando gioca. Quando il Milan perde in questa live non si possono fa battute. Detto da uno che si punta con la barba. Cioè, vediamoci. abbiamo accettato l'uno contro uno con questi giocatori. Verso la fine, secondo me, siamo un po' mancati in certe scelte. Vedi il capitano che mi capisce in certe scelte. Ovviamente adesso a caldo è difficile analizzarla bene. Come hai detto tu, avere davanti un giocatore come Mbappé fa la differenza loro. Nel primo tempo penso che abbiano gestito... Grave smacco a Leao qui, secondo me. Come io la partita, forse anche un po' troppe ammonizioni al primo fallo, perché comunque al terzo, al sesto minuto, due subito gialli in una partita che ti condiziona. Un'ultima cosa, quanto è dura adesso la salita? È dura, sicuramente sì, però non è assolutamente finita. Non so ancora quanto è finita la partita, ma dovremmo essere 6 punti, 4, 9, 2 più o meno. Quindi ce la giocheremo nelle ultime tre partite. Sicuramente è difficile, ma chi non ci crede può stare a casa, non ci crediamo. Grazie. Ma qua però non fa un attacco a chi non... Secondo me Calabria perfetto qui. Però qui non dice di chi si allena, o sbaglio? No, lui dice, che si allenano svogliate. No, non ha detto che le persone si allenano svogliate, ha detto che chi non ci crede può rimanere a casa. Chi non crede al passaggio del turno può rimanere a casa. Avevo letto no. Proprio delle dichiarazioni, e infatti scrivo in chat, non è questa. Sky. Allora forse sa Sky? Vai. Chi non ci crede resta a casa. Perché sinceramente ultimamente abbiamo subito troppi gol, secondo me, con le grandi squadre soprattutto. Stiamo facendo questa troppo più gol, dobbiamo essere più intensi, più attenti in fase difensiva, rincorrere una rincorsa in più piuttosto che una in meno, che ci sta mancando. Sinceramente loro sono una squadra fortissima, preparatissima, organizzata molto bene in campo, risultato che fa arrabbiare, perché appunto non possiamo perdere 3-0 sinceramente, e una squadra come la nostra può e deve far meglio.
quindi adesso rimucchiamoci le mani, non è ancora perduto niente, dobbiamo capirlo e sapere questo, che mancano ancora 3 partite e possono essere, anzi saranno fondamentali, però possono ancora farci passare. Più un problema di carattere psicologico secondo te o tattico? Un po' sinceramente, adesso lo analizzeremo, sinceramente in certe frazioni di gioco eravamo forse troppo aperti con loro, con i giocatori che hanno davanti sicuramente fai fatica. Questo è l'attacco, fenomenali davanti. Io pure continuo a dire che sì, questo è un attacco pieno, ragazzi, eh. Importante, ma come il secondo gol dobbiamo stare più attenti, perché c'è anche l'attenzione, perché questo è mentale. Sinceramente, su un calcio d'angolo dobbiamo essere già piazzati e pronti per farsi di non farli calciare, sinceramente, e non possono ritrovarsi con 2 giocatori liberi in aria. Le prime 2 partite probabilmente sono ragazzi, guardate Musa e Teo Hernandez. Cioè, ragazzi, completamente fermi. Ma che roba è? Dai, vai avanti, su, l'abbiamo capito, su, vai avanti, su. Numericamente è ancora possibile, cosa dovete cambiare, proprio di macro cose, per tentarci? No, tutto dobbiamo cambiare, sinceramente. Le prime 2 partite sicuramente dovevamo fare più punti. Credo che lo meritavamo anche, oggi credo di no. Ma dobbiamo crederci, nel senso, siamo qua, lavoriamo tutti i giorni a Milanello, ci facciamo il culo tutti i giorni per giocare queste partite. L'anno scorso siamo arrivati fino in fondo e se vogliamo ripetere quel percorso lì, anzi fare anche meglio, dobbiamo crederci fino alla fine, nonostante il girone sia difficile, perché possiamo. Grazie a voi. Ma anche lì io questa frase non continuo a non sentire. L'hanno scritto. Lui dice una cosa importante. Lui dice, quando lui gli chiede, ma è una cosa mentale o una cosa tattica? Io credo anche tattica, perché siamo troppo aperti e con una squadra che ha quei singoli, si riferisce a Mbappé, a Dembélé, eccetera. Secondo me bisognerebbe stare più dietro, più coperto. No, secondo me questa è un po' una battaglia. Poi dice, però sul secondo gol è anche colpa nostra, perché siamo distratti. Allora, secondo me, ti posso dire la mia esterna. Perché io capisco che poi a caldo, tu devi considerare che in quel momento Calabria è ancora in campo con la testa, cioè lui è ancora sta lì, no? E lui dà la colpa praticamente, responsabilità più che altro a tutti, dice è nostra. E meriti sono anche meriti loro, e anche una questione tattica, perché sporci così tanto l'avversario ha fatto sì che loro facessero... Posso dire giornalista terrorista? Cioè, ragazzi, in questo articolo ci facciamo il culo ogni giorno a Milanello... Però attenzione, attenzione... A casa vengono prese 2 frasi di 2 interviste diverse e unite per far sembrare che Calabria dica... Chi dice il culo a Milanello stia a casa. Però ci dice Masci, ci dice Masci 99... scrive, dovete sapere che una volta finita la live le interviste vengono tagliate, quindi magari Calabria ha detto qualcosa che possa aver fatto riferimento. Io non penso che scrivano una roba del genere senza nessun tipo di virgolettato, fratello. C'è un punto vitale. Oggi Calabria e Pioli hanno avuto un colloquio di confronto, non fanno un colloquio di confronto, chiaro? Dicono su Mediaset, perché qua nell'articolo c'è scritto: lo sappiamo che ci si giocava tutto fino alla fine. Siamo qua tutti i giorni, andiamo a farci il culo a Milanello per giocare queste partite. Chi non ci crede è meglio che stia a casa. No, però era riferito secondo me a tutti, cioè alla tifoseria, voleva caricare un po' l'ambiente, no? Sì, però poi scusa, se fosse stato riferito alla tifoseria, perché Pioli poi deve correggere il tiro, Manu? Perché Pioli secondo me gli ha detto, siccome in questo momento ci sono un bel po' di pressioni, critiche eccetera, evita di fare commenti per quanto riguarda le scelte, il mio operato, quello degli altri, secondo me. Chiamateci apposta per te, Daniele. No, ma non è riferita alla tifoseria, ragazzi. No. Possiamo sentire qualche telefonata? Enelix oggi non ti va di mettere il numero in sovraimpressione. Sì, assolutamente. Volevo capire se ci fosse il falo di confronto prima, però mi sa che non c'è stato, in caso dopo sentiremo le parole di Pioli. Pronto? Sì che c'è stato oggi. Pronto? Buongiorno. Enelix, non ho capito niente. Daniele. Chiamato pure ieri. Ciao Dami. Ciao Dami, allora io volevo dire una cosa, io sono Roma, però il Milan non mi sta antipatico, anzi secondo me è la prima squadra di Milano a differenza dell'Inter. Vabbè, ciao. Però io, a differenza dell'Inter, perché comunque gli interisti sono gemellati, già che è una squadra di Milano è gemellata con la squadra di Roma. Però vabbè, vanno in coppia per il Lazio. Grande! Volevo dire, ragazzi, secondo me il Milan... c'è ancora possibilità, ma sì, io lo spero vivamente, sì. Perché se io non ti passi Roma ti farei Milan probabilmente, io spero un battacco che... anche perché quante partite gli mancano? 3 partite? Beh, no, secondo me la possibilità ci sono 9 punti disponibili, Damiano, ti dico la possibilità c'è, ma devi vincere le 2 in casa.
sì. Secondo me Milan, spero che passa, ma secondo me passa a occhi chiusi. Beh, a occhi chiusi non lo so, è chiaro che in questo momento... Io direi di iniziare a segnare, poi una volta che iniziamo a segnare... È chiaro che in questo momento la situazione poi, del Milan... Poi stasera vado allo stadio, un pronostico secco per stasera... Adesso ci arriviamo dopo che entra pure il Buonale. No, dicevo, il discorso secondo me bisognerebbe farlo relativo alle parole di Calabria su quanto la squadra in questo momento segua l'allenatore. Cioè a me mi sembra proprio che... Ragazzi, il punto è quello. Ci sia una rottura completa. No, completa no, però che qualcosa non va... No, completa no, perché non vale... Scusate ragazzi, ma se Calabria dice quello che dice e Pioli risentito corregge il tiro... Ragazzi, c'è un problema, secondo me non è grave. Deve analizzare una cosa, non va a parlare Pobega o Giroud, va a parlare Calabria. Calabria, che piaccia o non piaccia, è il capitano. Certo. Se si pone il capitano in questo modo, è perché dietro non c'è solo Calabria a pensarla così, c'è un gruppo di calciatori che la pensano così, secondo me. Bravo, sì. Calabria non c'è solo. Oh, aspetta. AC Milan annuncia che Stefano Pioli conclude il suo... Ma anche tu, lei è un cretino. Dai, ma smetta, vabbè, su. No, questi sono i troll de Goen, dai. I troll de Goen, dai. Ma lei è un pescatore. Dai, su. I tweet da troll di Luca Goen, su. Insultato da te. No, attenzione, perché è stato anche da Luis Girardi. Sì, è una vergogna, Goen, dai. Girardi nel 2023. Comunque... al di là di questo, ripeto, Dami, è il capitano del Milan. Sì, ma io infatti, grazie Federosio, grazie mille per la sub. Detto questo, è chiaro che ci sia un problema, però adesso ragazzi, tutto è bene, non ci vado a di Calabria tra le parole. Chi è il capitano della Lazio? Immobile. Ok, vabbè, senza Ciro. Immobile. Che vabbè, è Ciro Immobile. Ah, vabbè, se Ciro Immobile... Vabbè, se sì, Ciro Immobile... è Ciro Immobile il capitano della Lazio, no, punto. Ti sto dicendo, se Ciro Immobile andasse in conferenza stampa a dire in questo momento non riusciamo a segnare perché tatticamente siamo messi male in campo. Che ride, Goen? È perché Mongo l'ha commentato denunciato. No, comunque ti ripeto che è chiaro che ci sia un problema, ma secondo me non ce lo trova di Calabria. No, perché se poi... proprio... Ma ti posso fare il film, secondo me, qui seguo l'enologo, un saluto al milanologo. Secondo me in questo momento c'è un blocco di spogliatoio che segue Pioli. Ed è quello che in questo momento sta rendendo peggio. I vari Leao, Theo Hernandez, Krunic, che sappiamo essere praticamente il figlio al prodigo di Pioli. Insomma, questi giocatori qui, che sono il blocco... Non so, Felix. In questo momento stanno seguendo Stefano. Dall'altra parte c'è un blocco di giocatori del Milan che vanno contro Stefano Pioli perché milanisti veri e perché non accettano che il Milan si comporti in questo modo in mezzo al campo e in Champions League. Ma fino a ieri difendevi Pioli? Io mica lo sto attaccando. Ma come no? Ha detto milanisti veri perché vanno contro Pioli. No, milanisti veri perché non si fanno... Hai detto questo, poi se non sei in grado se poi non sei in grado di fare un discorso di senso compiuto, non è un problema nostro. I vari Leao, Teo, fingevo di fare la live oggi perché volevo appunto dirti questa cosa. Tu difendi Pioli perché hai visto un gioco diverso, hai tanto sannato i terzini che venivano in mezzo, le mezzali che si inserivano, eccetera. Ti rendi conto che questa cosa non succede più? Dal derby, è vero. Perché si è cagato in mano di quel derby e li ha tirati. Grazie, più uno che si basab. E ragazzi, non c'è più neanche quel vantaggio per Pioli. Il problema è quello. Il problema è, secondo me, ha fatto dietro front troppo presto. E bisognava continuare in quella direzione. Fino al derby, dal derby in poi, sparito il Milan. A parte Calazzo ha giocato bene. Anche con Newcastle hai fatto una buona partita. Vabbè, comunque, ripeto la domanda che ho fatto l'altro giorno, perché ora c'è il Napoli. Napoli che viene da una vittoria in Champions League, Napoli che viene da una vittoria... Felix, che dice che devo parlare di bocce, lo fate chiamare, vediamo se mi dà una lezione. Beh, ma magari è il suo pensiero, mi scusi. Ma lei è un cretino, ieri faceva tutto lo sborone, volete parlare voi? Vediamo se è lui, pronto. Pronto, Samuele da Latina. Ciao Samuele. Che bella città. Ciao. Latina è una città di merda. No, sei stupido perché evidentemente non sei mai stato a Latina e non conosci i posti favolosi. No, ma dove sei stata? Lo sai. Lo sai perché dice questo, Manu? È la sua ex fidanzata. No, perché c'è il derby. Lui è De Frosinone. Ah, già. Un attimo, per favore.
perché dobbiamo andare sulla Lazio. Chi è? Andiamo sulla Lazio, oh! Quale? Scusi. Ma come andiamo sulla Lazio, quale? Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, Ale. Posso uscire? Buon pomeriggio. Come stai, Ale? Abbastanza bene, solo che stavo a sentire delle cose sul Milan che non mi trovano d'accordo. E te pareva? Prego, Ale. Prendete le formazioni tutte e due a confronto, quelle del Milan e del Paris Saint Germain. Le prendo immediatamente. Te le prendo subito. Eccole qua, Milan Paris Saint Germain. Io ho capito dove andare a parare, Ale. Non sono, già ti dico che in parte non sono d'accordo, però te le faccio vedere. Eccole qui, il Paris Saint-Germain in campo, Donnarumma, Kimi, Marchinho, Skriniar, Lucas Hernandez, Vitinha, Ugarte, Zaire Emery, Dembélé, Colomuani, Mbappé, Milan con Magnan, Teo Hernandez, Tomori, Ciao, Kalulu, allora, Musa, Krunic, Renders, Leao, Giroud, Pulisic. Facciamo una cosa, Donnarumma, Magnan, poco superiore Magnan in questo momento? Beh, ma dai, ma non si può fare così. Okay. Vabbè, facciamo Kululu, Kalulu, Hakimi, superiore Hakimi, giusto? Sì, sì. Marquinhos e Skriniar superiori a Ciao e Tomori, giusto? Sì. Hernandez, Hernandez. Vince Teo. Teo. Teo, ok. Musa, Zaire. 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 Ok. Ugarte, Krunic. Ugarte. Ugarte. Vitinha, Reinders. Qui ti dico Reinders. Anche secondo me Reinders, perché pure a me Vitinha a buon livello deve alzare anche lui, cioè perché è forte, è una classe assurda, però anche lui deve fare un po' il salto. Sì, ma per l'errore, l'errore Manu è stato metterlo su Zaire. Facciamo X, se può fare X. X dai, X, X, X. X. Pulisic e Dembélé. 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 Dembélé tutta la vita. Colomani rispetto a questo Giroud, classe Colomani tutta la vita. Colomani. E Mbappé, Leao. Ad oggi Leao. Vabbè, Leao. Ad oggi Mbappé è come se io vado a giocare al parco con mio figlio di 9 anni. Questo però, ma questo guarda, però Ale, Ale, tutto male, che il calcio fosse una scienza esatta e ci vanno in cambio i figurini. Grazie Lion Ranger. Luis Enrique Pioli, chi è più forte? Ma non vuol dire niente, ma cos'è? E non provarci nemmeno l'atteggiamento, l'arrendersi. Volevamo giocare, ma non ha fatto un tiro in porta. Oh. Secondo me, voi tutti quanti, no, voi tutti quanti hanno troppo sovrastimato questo Milan come proprio forza dei giocatori. Quindi il Milan contro un Paris Saint Germain che non è neanche primo del suo campionato, non può fare una partita dignitosa. Ma poi una partita secca magari succede una qualsiasi, cioè... Ma dico che deve vincere, una partita dignitosa. No, ma infatti, no, io sono d'accordo sì, con lui. Però Luca, scusa, il PSG in casa, soprattutto credo che è uno dei primi obiettivi della presidenza, no, la Champions League, se sono anche stufati di vincere il campionato. Fanno una partita in casa, sta andando in ripresa il PSG ultimamente, io lo sto seguendo anche un po' per le bolle, e Luis Enrique piano piano perché Luis Enrique è il primo anno, forse i giocatori stanno capendo un pochino i meccanismi dell'allenatore. È una squadra forte il PSG, oh, ma non scherziamo, PSG forse è forte, assolutamente, Ale, eh. Il PSG è una squadra forte, oh. Sì, quello che io voglio farti capire è che non devi fermarti a Milan Paris Saint Germain, il problema è più ampio. Il Milan nella partita di ieri l'unica occasione che crea la crea perché Lucas Hernandez scivola. E questo è gravissimo. È vero, è vero. Nelle ultime 10 partite europee, sentite questi numeri, 10 partite europee, se tu togli il Napoli, che è una squadra italiana, il Milan fa un gol in 10 partite, fa un gol al Tottenham. Ma siamo fissati, per quale motivo? Perché mancano le idee. Capacità di scelta, Ale. Io dico che nel campionato italiano il Milan sembra una squadra forte. Il problema è che quando le vedi poi in Champions League e che si alza il livello, il Milan non è più forte come pare il campionato. Io dico una cosa prima di uscire, no? Voglio dire una cosa. Allora, io sono pienamente d'accordo sul fatto che il PSG, sarei matta a dire che il Milan è più forte, ok? Però è legittimo che un tifoso dica non mi aspetto questo tipo di partita, soprattutto quando hai meno pressioni, tipo l'Inter l'anno scorso, sono col Barcellona.
Barcellona doveva dire magari il Barcellona è più forte e me la gioco neanche. Quando non c'è questo tipo di pressioni, sei chiamato a fare una partita quasi perfetta, perché magari sono proprio quelle classiche partite che ti svoltano la stagione. Quindi ci può stare che il Milan perda, ripeto, ma non così, perché veramente proprio sterile. Ed è stata tradita, secondo me, dagli uomini principali, quelli da cui tu non ti aspetteresti mai, questo dico io. Che non è buttare una croce sulle auto e comunque potremmo risolvere il tutto, caro Luca Cohen, come faccia il Milan a sperare di vincere una squadra come il Paris Saint Germain a Parigi. Cioè, aspetta, te la sto semplificando chiaramente, dicendo semplicemente che il Milan è meno forte del Paris Saint Germain e perde 3-0 contro il Paris Saint Germain. Chiaro. Ragazzi, secondo me possiamo anche dire che l'acqua è bagnata, che il cielo azzurro e che invece di cazzate, mi piglia la grafica che ti ho mandato su WhatsApp. Luca, ti posso fare una domanda? Sì. Sei contento del calciomercato che ha fatto il Milan? E qui ti volevo però. C'è un comunicato a giugno, Ale, che dice che Stefano Pioli non è più l'allenatore del Milan. Stefano Pioli è il coach, partecipa al mercato. Ogni trattativa del Milan c'era sempre Pioli avalla la trattativa, a Pioli va bene il giocatore, Pioli ha dato il suo benestare, quindi non ci sono scuse. Quest'anno Pioli ha detto sì e no ai giocatori, i milioni li ha spesi lui come li ha spesi Furlani, come li ha spesi Moncada. Se la stagione andrà male perché il mercato sarà fallimentare, Pioli ne deve rispondere. Basta giustifica ogni anno. L'anno scorso ha avuto la scusa del mercato, quest'anno c'è un comunicato ufficiale che lo rende partecipe del calciomercato. Non ha scuse. Gli 80 milioni di Donali non si è preso un attaccante, un centravanti giovane con 80. Ma l'abbiamo detto da st'estate, E Enerix diceva che non c'erano problemi, ha glorificato l'arrivo de Piolic, cretino ha detto che c'era Okafor, sto cretino, ha detto che le punte del Milan erano a posto, sto cretino, perché caro Enerix, oggi è facile prendertela con chi non te la dovresti prendere, invece tu te la dovresti prendere con te stesso, perché tu sei stato uno dei primi che ha detto che in attacco andava bene così, sei stato uno dei primi, amico mio. Ma vi pare normale che la squadra top come il Milan possa averci Jovic come riserva? Ma siete seri? Padre Tempo. Sa a forza di sto Padre Tempo, Allegri quest'anno vince lo scudetto. Ma voglio vedere Adani Padre Tempo. Io vengo sempre con i numeri, con i dati. Prego. Nell'era Pioli sono tutte le partite dove il Milan ha preso 3 o più gol subiti. Sai quanti ne ha presi l'Inter di Inzaghi? Cinque volte. La Juventus 4 volte. Cioè, questi non sono numeri da top club, ragazzi. Ma soprattutto Cohen, è diventato normale prendere 3 o 4 gol. Chiedo scusa solo per fare un sondaggio. Ma ragazzi, voi pensate, io faccio un esempio, no? Ma voi tra Pioli e Klopp, perché questo è il confronto che faccio io. No, aspetta Luca, perché io, Damiano, che non sono tifoso milanista, ti dice che il Milan dovrebbe avere un top allenatore. Secondo me, visto che Klopp è nel rango dei top allenatori che intendo io, ok? E secondo me il Milan è 7 Champions League, squadra più titolata per anni al mondo. Dovrebbe avere un top, e secondo me Pioli non è un top, quindi posso chiedere chi dice oggi che vuole Pioli, viva Pioli, eccetera eccetera, chi preferirebbero tra Pioli e Klopp? Visto che no, aspetta, ma lo sta Enerix, fermati, io leggo la chat, ce l'ho tutto il giorno quando facciamo le dirette qui, perfetto, mi sono comprato un telefono apposta per guardare la chat. Detto questo, posso capire se loro tra Pioli e Klopp preferirebbero Pioli, perché è una scelta che ci sta, è lecita, sì, io non sto dicendo il contrario, ti dico anche che tra Pioli e Thiago Motta preferisco Thiago Motta, ma io non so più come farlo capire. Pioli ha avuto dei meriti al Milan. Faina, gli piacerà la carbonara nella sua vita, gli piacerà sta cazzo di carbonara, ma non se la mangerà per 10 anni tutti i giorni la carbonara, a un certo punto ci avrà bisogno di mangiare altro, e così è pure una squadra di calcio. Dopo 4 su questo sono d'accordo, avrà bisogno di nuovi stimoli, di qualcosa su questo di sono d'accordo. Io sono d'accordo anche io, nel senso che Pioli non grazie può Felix fare al Milan, giustamente ha un tempo anche Pioli, per me le colpe non sono tutte le sue,
Ma certo, è ovvio. La squadra non è così forte come ce la vogliono raccontare. La squadra più forte è l'Inter. Però scusa Ale, perdonami, sai te che due giorni fa ha detto che il Milan è secondo in classifica, che il Milan sta al girone dei Champions League? Bravo, per me, per la rosa che ha, alla fine lui sta facendo anche il suo, perché sta un punto dall'Inter. Poi la Champions League ha avuto un girone veramente duro e difficile. Quindi non poteva vincere in casa con Newcastle e con Dortmund fuori casa? No, chiedo, io con il cazzo Milan fa una grande partita, non vince. No, però 0-0. Sì, è un caso che non vince con Newcastle. Fa però il girone difficile che il Milan ha indubbiamente. Ma certo, ci mancherebbe. Ma questa squadra è scarsa paragonabile al Catanzaro. Ma Juve poteva fare più di un tiro in porta, no? Certo. Però Luca è rimasta pure 11 contro 10 quasi tutta la partita. E quindi non ciao puoi Mario fare... Il Monza è rimasto in 10, ha fatto una bella partita, caro, qualcosa ha fatto, ha creato. No, però vedi Salvo, tu scrivi non è Pioli l'attaccante centrale. Sì, ma visto che, come dice Cohen, ha fatto il coach, quindi ha deciso il mercato insieme ai dirigenti, poteva chiedere un attaccante centrale. Io penso che al posto te prende Musa. Aspetta, Musa a me piace tantissimo, no? Però è il quinto centrocampista, Luca, perdonami. È il quinto? Il primo ricambio in questo momento, poi ci tornerà fino a sera. Però aspetta, se c'è Krunic, Reinders e Loftus-Cheek, Musa non è il primo. Sì, è il primo ricambio. Non è Krunic il primo? Scusa, non è Adli, perdonami. Vabbè, dipende chi salta. Vabbè, ok, perfetto. Però al posto te spende 20 milioni pena riserva, anche se il Milan c'ha tante partite, io penso che sarebbe stato giusto prendere un attaccante, visto e considerato che Giroud... Però devo finire. Posso finire? Che Giroud ha 37 anni, ok. Giroud non ha mai fatto il titolare. Possiamo fare un... In carriera non è mai stato titolare inamovibile Giroud. O far Milan a 38 anni. Facciamo un ragionamento. E i colpi sono di Giroud. Facciamo un ragionamento insieme. Poi mi fa molto ridere questa musica. Dicevo... Tu lo sai quello che è successo con Taremi, Dami? Sì, ma okay, pure lì credo che ci sia stato un errore societario. Scusa, amico mio. Ragioniamo insieme. Il Milan la punta ce l'aveva. Sei d'accordo con me? Chi era la punta del Milan? Taremi. Taremi, quando aveva il contratto in scadenza? L'anno prossimo. Giugno 2024. Quando un giocatore è in scadenza, Damiano, e tu che fai mercato dovresti saperlo, ok? Per abbassare il prezzo, quando vai a prenderlo? 6 mesi prima. No, quando vai a prenderlo, Damiano? Bella Rubì, grande Rubino. Tre mesi di mercato, quando vai a prenderlo un giocatore in scadenza? Gli ultimi giorni di mercato. Sì, ma c'è di avere un piano B, Ale, bravo, non può essere Jovic. Ma bravo, non può essere Jovic il piano B. Taremi, sei incazzato. E Namo. Ma magari un giovane poi serviva, un giovane però forte. Spiegate perché stai parlando di quelli che non ci sono, piuttosto di parlare di quelli che ci sono. Perché io, sul fatto che il Milan non sia una squadra forte, non sono d'accordo. Il Milan è una squadra giovane che va aspettata, che magari va affollata perché in questo momento è ancora un po' acerba, e questo l'ho sempre pensato e continuo a dirlo dopo il derby. E tra l'altro dico una cosa con molta franchezza: il fatto che il Milan, se dovesse uscire dalla Champions, il fatto che potrebbe avere una competizione a settimana mi fa paura e preferirei che ne avesse di più, quindi speriamo che almeno terza ci arrivi. Comunque, detto questo, io penso che il Milan abbia dei calciatori molto validi a cui le responsabilità per alcune partite vanno date, perché posso capire la prima stagione, posso capire magari quando c'hai 20 anni, però alcuni atteggiamenti e modi di affrontare le partite a livello di leadership, ma aspetto qualcosina in più in alcuni Bravo giocatori Lion. Che sono bravi magari a parlare, sono bravi magari, ma dovrebbero dare qualcosa in più. Quindi... Lei ha risentimento con Teo Hernandez, sono cose personali. No. Comunque, no, vabbè. Però potrebbe fare... Grazie Dark Knight, grazie mille. Dal momento in cui magari salta anche il piano B, tu ti ritrovi costretto, perché ragazzi, quello che ha fatto il Porto con gli agenti di Taremi è una roba vergognosa. E su ste robe, io ripeto... Ci sarebbe il bisogno di iniziare a mettere delle limitazioni nel calcio, perché non è possibile che il Porto ti mandi un suo intermediario spacciandolo per agente di Taremi. Ah, quando succede però con Samrasic prendete in giro? No, è una follia anche con Samrasic, sì. Manu. È chiaro che prendo in giro come tu hai preso in giro il Milan per Taremi, ma è una roba che andrebbe regolamentata. Ti ho capito, però c'ha ragione Damiano, ma in piano B... Ma in piano B era Rafa Mir, esatto. Non c'era né un piano A, fermi, non c'era.
Ma Pioli non è vittima, è complice, c'è un comunicato, non lo sto inventando io, andate sul sito di Milan, comunicato ufficiale, Pioli potere in fase di mercato. Ciao, sta passando un messaggio sbagliato. Ciao, perché Taremi non era il piano A, Taremi era un'occasione che il Milan avrebbe usato. No, aspetta. Il Milan aveva un budget, questo budget è stato utilizzato. Una volta utilizzato quel budget, hanno detto: vediamo se riusciamo a cogliere questa occasione. Se ci riusciamo bene, se non ci riusciamo. Ma abbiamo assodato che Jovic sia più forte di Colombo? C'era anche Pasquale. Ma tu, Colombo, l'avevi fatto partire perché eri certo di aver chiuso per Taremi. È chiaramente, però, è un errore dirigenziale. Scusa, allora non è colpa di nessuno. Questo però è quello che ti hanno raccontato a te. Vabbè, ho capito, allora non mi devo fidare, perché no, non è che te devi fidare. Però siccome siamo nel campo delle ipotesi, questa è un'informazione lato Milan. Ci sta, io mica sto dicendo che non sia vera. Ma ti hanno raccontato questo? Io sto semplicemente dicendo che poi il Porto ha smentito questa roba. Tu lo sai che ha smentito il Porto. Cazzo, hanno fatto loro. Ho capito, fratello mio, io che te devo dire? Io non è che sto dicendo che non credo al Milan, ci mancherebbe. Io credo alla versione del Milan, anche perché faccio calciomercato e mi hanno raccontato la stessa identica cosa. Però siamo nel campo delle ipotesi. Chi mo dice a me che c'ha ragione il Porto? Scusate. Quindi il Milan anche perché Taremi è rimasto, quindi il Milan secondo non è che è nato da un'altra parte Taremi, il Milan secondo te all'ultimo giorno ha preso Righi e Colombo, l'ha andato via per no prendere. però sbaglia, il Milan non aveva un piano B, credo, ma ne aveva due. Aspetta, come ne aveva due? C'erano Patson Daka e Rafa Mir. Sono saltati Patson Daka e Rafa Mir e ti sei costretto a prendere Jovic. Rafa Mir è un altro bomber. E poi l'errore alla fine è un errore che si riflette sul campo, non sui conti, perché Jovic costa zero e andrà via zero, quindi almeno quello. No, però aspetta, metti il commento di Emiliano, per favore. Figa, lo trattavano da luglio ed era in prima pagina ogni giorno, non sapevano che era interlocutore sbagliato. Ma che... Io non penso che il Milan abbia trattato Taremi gli ultimi due giorni di mercato, ragazzi. Adesso fate i seri. E allora scusate, a luglio, quando anche mi sembra Fabrizio Romano parlava di Taremi, quando altri esperti di mercato parlavano di Taremi, vado a ricordi, magari mi sto sbagliando. Io mi ricordo che a luglio, quando l'Inter prese Turam, si parlava di Milan. Attenzione, quando l'Inter prese Turam, Manu, non sì, si parlava già più di Taremi, mercato, lo sai meglio di me, un conto è informarsi, un conto è dire oh, che punto siete, vediamo se possiamo intavolare una trattativa, un conto è dire Taremi domani a Milano, sono due cose diverse, magari che il Milan si sia interessata sicuramente sì, ma da qua a dire che Taremi era il piano A, che era in chiusura, io rimango dal mio punto di vista che Taremi aveva accettato il Milan, poi è arrivata qualche telefonata e vedrete che arriverà in Italia Taremi. Sì. Non lo so, o Inter o Juve o Roma, come a gennaio, ragazzi, lo do per fatto, e qui mi espongo una notizia di mercato importante: il Milan ha praticamente chiuso per Serughi Rassi, che ha una clausola rescissoria di 17,5 milioni esercitabile soltanto a gennaio, perché poi a giugno scadrà, quindi il Milan ha chiuso per Serughi Rassi a 17,5 milioni, quindi questo è importante. Non è che il Milan sta anche su Marcos Leonardo? Il Milan è su Marcos Leonardo, Serughi Rassi e Jonathan David. Io credo che si vogliano fare due punte. Quindi penso chiaramente che... mi dissocio dalle notizie del mercato di Enerix.